Ben ritrovati ragazzi per questo nuovo tutorial. Oggi parliamo dell'FX Chain, un altro dei plugin all'interno del Pro Channel. L'FX Chain è un modulo che consente di utilizzare una serie di singoli effetti audio all'interno del flusso del segnale del Pro Channel. Lo stesso è infatti un contenitore che può includere più plugin audio a cui si possono assegnare manopole e pulsanti per controllare i parametri dei plugin nella catena effetti. L'FX Chain può controllare fino a 6 manopole e 6 pulsanti assegnabili, ma vediamo nello specifico come utilizzarlo. Alt 2 per richiamare la nostra console view. Per comodità la disancoriamo e andiamo ad inserire l'FX Chain sul nostro Pro Channel. Vi ricordo che possiamo spostare i moduli all'interno del Pro Channel semplicemente cliccando sulla parte superiore e trascinando i moduli nella posizione che riteniamo più opportuna. È caratterizzato da: sull'icona possiamo caricare i preset. Abbiamo tutta una serie di preset, dai drum, i guitar bass, preset per il mastering, modern, retro e preset per il vocal. Abbiamo il LED per il clip, un'icona per poter abilitare o disabilitare in modo selettivo l'FX Chain, l'icona per poterlo ridurre. Dopodiché, nella parte sottostante abbiamo un display dove poter personalizzare il nome del nostro effetto creato. Nella parte sottostante invece la possibilità di inserire tutti gli effetti che ci occorrono per creare la nostra catena. Una volta creata la catena, possiamo controllare alcuni controlli della catena spostandoci nella sezione controlli. Nella sezione controlli troviamo le 6 manopole e i 6 pulsanti. Per assegnare un controllo basterà cliccare, ad esempio, sulla manopola e andare su Modifica controllo. Possiamo dare un nome al controllo, ad esempio qui potremo inserire la Threshold. Dopodiché, Destinazione, andremo a selezionare la Threshold del compressore. Menu a tendina, Sonitus Compressor, Threshold. Possiamo anche stabilire un range di funzionamento della nostra threshold. Noi lasceremo i valori 0%, 100%. Quando andiamo a dare l'ok, attiviamo il Pro Channel, ecco che la threshold del nostro compressore andrà in funzione col movimento della nostra manopola. Abbiamo la possibilità di variare il segnale d'ingresso, il segnale in uscita e ad esempio possiamo attivare, come detto, i pulsanti, sempre con modifica controllo. Nome. Andiamo questa volta a controllare il limiter. Andremo sul Sonitus Compressor, cliccheremo su il limite. 0-100% è obbligatorio perché 0 corrisponderà ad off, 100% corrisponderà ad on. Ed ecco che il limiter alla pressione verrà attivato o disattivato. Abbiamo anche la possibilità di controllare due parametri contemporaneamente. Se vogliamo far lavorare in contemporanea lo stesso controllo, ad esempio vogliamo tirare giù la threshold, ma allo stesso tempo vogliamo anche abbassare le frequenze, ad esempio, del filtro numero 2 sull'equalizzatore, possiamo cliccare su Modifica controllo, selezionare il filtro numero 2 dell'equalizzatore, ma andremo a selezionare a questo punto il gain. Dopodiché andremo per un valore che va da 0 a 50%. Nel momento in cui noi tiriamo giù la nostra threshold, automaticamente anche il guadagno del filtro numero 2 sarà diminuito. Questo è soltanto un esempio per far capire come si possono collegare assieme più controlli. È possibile caricare l'FX Chain anche nella schermata degli effetti, cliccando sul tasto Aggiungi, andando a caricare l'FX Chain oppure, se vogliamo, inserire direttamente il preset. Tutta una serie di preset a nostra disposizione. Se andiamo ad inserire l'FX Chain, nella parte sottostante potremo inserire i nostri effetti. Ad esempio, un equalizzatore e un saturatore valvolare. Anche qui abbiamo la possibilità di poter assegnare
dei controlli, quindi possiamo aggiungere delle manopole. Oppure possiamo aggiungere dei pulsanti. Nell'FX Chain, inserito direttamente sulla Channel Strip, abbiamo anche la possibilità di personalizzare l'interfaccia. Quindi potremo sceglierci ad esempio l'immagine di sfondo, l'immagine della manopola. Bene, anche per questo tutorial è tutto, vi ringrazio per averci seguito, mettete un like se vi è piaciuto, condividete, attivate la campanellina e alla prossima!